quanti soldoni dobbiamo spendere per un restauro così. Facevi prima a comprarla nuova, ma le auto nuove non hanno quel carisma. Non hanno quell'estetica, non hanno quel peso ridotto e soprattutto non hanno quel go-kart feeling di cui si parla tanto. Non hanno il volumetrico, poi è una questione di gusti. A me piacciono molto le 53, le R53. E quindi, quanto ho speso per tutto il restauro del motore? Mi chiedi se ne è valsa la pena spendere 30.000 euro? Sì, perché questa vale come una Mini GP. Mini GP R53 prima serie, quella intendo. Però questa qui è più bella. Ti basterà vedere cosa abbiamo fatto in questo video in termini di motore, assetto, ciclistica, freni. In più qui ci sono, oltre al libretto nuovo di pacca, tutte le ricevute dei pezzi di ricambio che ho comprato per rifare il motore, che sono tantissimi. Motore originale, ricomprato nuovo. Tu vuoi veramente sapere cosa comporta fare una roba del genere, dalla A alla Z, e tutti i soldi che vengono spesi, tutte le grane a cui vai incontro? Bene, allora guardati il video fino alla fine. Ragazzi, per questo progetto e in questa puntata mi sono affidato a vari partner di cui parleremo durante il video. Però oggi l'attenzione va principalmente a Giovanni Nardi di Nardi Motorsport. La sua officina è a Roma, potete seguire il suo profilo Nardi Motorsport su Instagram. Per me è diventato un fratello, un amico, una persona capacissima, molto professionale e non è un figlio di puttana. Ma ragazzi, facciamo un velocissimo riepilogo. Di questo progetto sono già uscite due puntate. Vattele a vedere, te le lascio qui. Nella prima puntata l'abbiamo comprata, poi insieme a voi abbiamo scelto il colore con Gasparro. Nella seconda puntata l'abbiamo verniciata e in questa puntata ci occupiamo con Giovanni di tutta la meccanica. Gio mi ha fatto una Mini più bella di così non la poteva fare. Questa macchina la venderò ad un follower di Officina del Pilota, solo se è iscritto su YouTube, se è iscritto su Instagram, se è iscritto su TikTok e solamente se indossa un cappellino, una felpa o una maglietta di Officina del Pilota. Però prima ti devi iscrivere al canale, iscriviti al mio canale, lo guardi ma non ti sei iscritto, iscriviti al canale, è gratis, è un click, se ti iscrivi, attivi la campanella, ti arrivano anche le notifiche dei nuovi video, per te è gratis, è un semplicissimo click, mentre per me è di fondamentale importanza per continuare a produrre i video, per sostenere tutti i costi che ha un canale del genere. Grazie e buona visione. Se vi ricordate, l'ho comprata a febbraio 2023, col motore fuso, era messa male, ma costava poco. La mia intenzione era quella di metterla a posto, carrozzeria, motore, interni, e ovviamente di farla più bella di tutte quelle che hanno prodotto a inizio 2000. Ma perché ho scelto la prima serie, la Cooper SR53 volumetrico? Molti di voi già lo sanno, ma chi si fosse affacciato sul canale oggi per la prima volta, no. Mi sento come quando a casa ti parte il fio militare, no? Che sai che è una cosa buona, però ancora mi è venuta male, eh? Bellina, eh? Che dite? Guarda là. Ho scelto questo modello perché è una Young Timer, perché ha tre pedali, perché ha un cambio manuale 6 marce, che non è come quello della Chicco che monta la nuova Mini GP3, e perché quando la guido cambia tutto. È un kart. È arrivata! Siamo tutti vivi. Ho guidato anche le nuove Mini, tra cui la GP3, ma quel feeling lì non c'è più. L'ho scelta anche perché di quell'epoca e di quel segmento, secondo me, è la più bella esteticamente. È anche la più prestigiosa, se vogliamo. Uè, Cipollino, è arrivata la macchinina, ti degni? Arrivo. Costruita bene, robusta, BMW le cose le sa fare bene. Manca l'alettone, zio, è meno cattiva. Mi fai 10 giri di qualcosa? Esatto. Per evitare graffi mi sono portato il telo elettrostatico nuovo di pacca. Lo metto qua, lo apro e incerotto tutta la macchina. Ha un fascino unico. Per un segmento così, per una macchinina così, è il top. Minima spesa, massima resa. Ma attenzione, su questo progetto non abbiamo badato a spese. Manca l'alettone cafone, manca l'estrattore cafone. Bella. Manca, vabbè, il cerchio va rifatto, le bacchette che sono arrivate, insomma tante cose ancora, però era inutile completarla, anche perché suppongo che
poi andrà lucidata, no? Sistemata. Come già detto, in questo video ci occupiamo della meccanica, ma sappiate che ci sono fari e fanali nuovi di Total Tuning Venezia. Per quanto riguarda l'assetto, a disposizione ne abbiamo uno a ghiera più sportivo per un uso track e uno più pensato per la città, che è originale ma con le molle Eibach che ci sono state fornite da Jochen Trettl di NTP. Adesso la impellicolo come se non ci fosse un domani. Le bacchette, 250 euro. Queste qui, ragazzi, sono le cover in carbonio delle maniglie porta. Si incollano, leggerissime e fighissime. Com'è? Bella, eh? RSI C6. Ma che ne pensi? Che c'è da mettere a letto i ragazzini? Bambia che hai moglie. Mei coglioni. Tipica espressione romana. Ragazzi, smontato il cofano, il paraurti per evitare graffi, rigorosamente doppio strato di telo elettrostatico e tre rotoli di scotch, perché proteggerla è necessario, vista la qualità della vernice e visto a cosa stiamo andando incontro. Eccola qui, boys, tutta incerottata, la carrosseria, anche il cofano incelofanato. Abbiamo cominciato dai Powerflex. La Mini beneficerà del kit completo. Ogni singolo Powerflex di questa macchina noi ce l'abbiamo, anche questi forniti da NTP di Jochen Trettl. Sempre con le mani. Smontiamo lo scarico John Cooper Works, cambiamo le corde del cambio, le mettiamo nuove e i vecchi pezzi, quelli buoni, li teniamo ma vanno lavati. Tutti i pezzi buoni li abbiamo salvati, sono sporchi, vanno lavati, anche perché vedere un vano motore col motore nuovo e i pezzi sporchi dentro. Buongiorno ragazzi. Forci pesi, io, forci pesi, tutte roba forci pesi. Sarei io, sarebbe Torrisi, versione Forcipe. Che poi spiegheremo ai ragazzi che cos'è un Forcipe, ma anche, secondo me già lo sapete. Matteino sta dando una bella lavata. Ti ho portato questi, belli? No. Perché? No, nuovi. Tutto nuovo, vuoi te? Questi vanno qui, se ti ricordi sulla tua macchina perdevano, quindi... Che è questo qua? Infatti sono anche abbastanza secchi, quindi... Dammi il codice e li prendiamo subito, dai. Giovanni non vuole assolutamente farmi risparmiare, Giovanni vuole svenarmi. Ci sta, anche perché poi chi lo sente? Mi ha fatto ricomprare praticamente tutto. Io ho preso biellette, tiranti, frizioni, cuscinetti, semiassi, ho preso la vaschetta dell'acqua. Abbiamo ricomprato buona parte di quello che c'era dentro quel vano. Ho preso tutto da Autodoc. Scaricati l'applicazione, c'è di tutto, dai pneumatici agli impianti frenanti, gli oli, i liquidi, i filtri, i motori, componenti per la carrozzeria, sospensioni, ammortizzatori. Se vi serve qualcosa, scaricate l'applicazione di Autodoc, inserite i ricambi nel carrello e utilizzate Matteo 5, che è un codice sconto che ho pensato per voi. Spediscono in poco tempo, è una garanzia. Basta inserire il codice giusto e stai sicuro che ti arrivano i pezzi giusti. Facilissimo, comodissimo, l'applicazione funziona molto bene. Ma la cosa più bella è che a fronte di un progetto del genere dove si spendono veramente tanti soldi, su Autodoc riesci a trovare i prezzi competitivi su più o meno tutti gli articoli che ti servono. C'hai bisogno di una mano? Scartare il motore nuovo è una gioia. Che gusto, che dà il motore nuovo. Lo spingiamo un po'. Una macchina di 20 anni col motore originale nuovo è una cosa bella. Partiamo dal presupposto che sarà tutta originale e sarà totalmente legale da guidare per strada. Com'è la candela di un motore nuovo? È nuova. Certo è che una cammetta un po' più spinta, che fai, non la metti?
Oltre a questa abbiamo pensato di mettere degli iniettori più grandi da 380 cc della Bosch. Scarico John Cooper Works, intercooler AirTech. In più, per mettere tutto a punto, abbiamo scelto di usare una centralina EcoMaster che ci è stata fornita dall'ineguagliabile, incorreggibile Matteo Dasso di Acme. Vi consiglio di seguire il profilo di Acme su Instagram e ovviamente alla fine del video vi spiegheremo perché abbiamo scelto EcoMaster e vi spiegheremo anche l'importanza di fare un rodaggio su banco. Questa è l'originale, appena smontata dal motore nuovo. Questa è quella più spinta, che favorisce un po' la coppia ai medi regimi. 35,3, questa è 36,5. Andiamo a lucidare gli alloggi dove va a scorrere l'albero a camme sui cappellotti, perché essendo un albero a camme usato ha qualche piccolo segnetto di usura. Noi non andiamo assolutamente a rimuovere materiale agli alloi diametro, ma andiamo solamente a levare le creste che si sono create con l'usura. Quindi è una lucida pura. Ora andiamo a sgrassare e pulire bene, perché la pasta abrasiva comunque dentro al motore non è l'ideale. Questa casa essere? Bello, la stampella! Una stampella. È una stampella. 440 euro BMW per due corde cambio della restyling e 10 tubicini. Sembra normale a voi? Guarda come sono deformati i tubi vecchi. La deformazione professionale. Ultima fascetta, ultimo tubetto. Si è rotta la fascetta, classico. On the open road, my tank is full. Finalmente il motore è in macchina, perché non sono le 11 di sera, perché abbiamo cenato dopo e qua dentro ci sono esattamente 37,6 gradi. Sei contento? Molto. Mi fai male?
Che vibe, che feeling, che musiche, come scorre questo video? Me lo dirai tu nei commenti. Siamo arrivati agli iniettori. Giovanni ha riassemblato gran parte del motore. Ora mettiamo degli iniettori maggiorati della Bosch da 380 cc. Vogliamo fare almeno i cavalli della GP, la prima serie, ovvero 218. Ora testeremo gli iniettori nuovi con questo macchinario presente all'interno dell'officina. Ma perché privarsi di tale gioia con il dottor Nardi? Seguitelo, seguite Nardi Motorsport sul suo profilo Instagram. Aiutiamolo a farlo arrivare a 10.000 follower. In quell'officina si fanno dei progetti motoristici ben più importanti di quello che stiamo facendo su questa. Veramente tanta roba. Andiamo avanti col video. Come prima prova facciamo una prova di tenuta e vediamo se ci sono perdite. Su ogni nostro progetto testiamo sempre gli iniettori, anche se sono nuovi di scatola, perché capita molto spesso di avere delle anomalie che in fase di mappatura possono portare fuori strada nella ricerca di un eventuale problema. Per esempio, diverse quantità erogate da ogni singolo iniettore o, nella peggiore delle ipotesi, addirittura un iniettore bloccato. Durante la fase di studio del progetto dobbiamo tenere sempre conto della potenza finale che abbiamo in mente, e questa è fondamentale per la scelta degli iniettori. Infatti dobbiamo tenere sempre un 10% almeno di margine per quanto riguarda il duty cycle, ovvero per quanto tempo l'iniettore rimane aperto e quindi in fase di funzionamento. Ovviamente, per il tipo di elaborazione che stiamo facendo sulla Mini, con una puleggia e compressore volumetrico più piccola e uno scarico della Junkover Works, intercooler dell'Airtech, una camma più spinta, e abbiamo bisogno degli iniettori per raggiungere, diciamo, il target di potenza che ci siamo prefissati intorno ai 210, 220, 230, quelli che usciranno, vedremo con queste gamme. Io penso faccia la stessa potenza della macchina di Matteo, perché i componenti sono gli stessi, ed avere poi anche un po' di margine, perché non è mai buono lavorare con il duty cycle degli iniettori al 100%, si lascia sempre un margine, altrimenti si scaldano e c'è il rischio che si bloccano. Un altro stile, ringraziamento speciale a Matteo Guadagni di GP Garage, che sa consigliare roba potentissima, AirTech, con i suoi manicotti originali, fitting perfetto. Chiudiamo tutto, è come un guanto. Stiamo cablando la white band in centralina, però qui suona la pizza. Quindi white band o pizza, caro Matteo Dasso di Acme? Pizza, caro mio, ci vediamo dopo. Controlliamo che tutti i parametri siano corretti. Ricordiamo che, essendo una centralina plug and play, ha già dentro una base map. Ora vediamo se la lambda che abbiamo installato legge correttamente. Dopodiché andremo a staccare la pompa benzina e le candele, quindi le bobine direttamente dal connettore, che è un po' più semplice e meno macchinoso che da software. Facciamo girare il motore quindi per caricare l'olio, visto che il motore è nuovo, non ha mai girato, la pompa dell'olio è vuota. Il motore è stato fermo, quindi è bene che circoli l'olio, vada in pressione, e questo lo vediamo dalla spia presente sul cruscotto, e quando si spegne sappiamo che stiamo leggendo pressione olio, quindi possiamo accendere. Questo è fondamentale su tutti i motori nuovi. Fuel pump. Ora stacchiamo le bobine da qui, che è molto semplice, e facciamo girare il motore. Sentiamo se carica un po' benzina orecchio. Sì, si sente. Vado? Vai. Suona di nuovo. Bello, bella, bella. In moto. Adesso la portiamo sul banco e facciamo il rodaggio. Perché facciamo il rodaggio sul banco? Il rodaggio sul banco ha i seguenti vantaggi. Ci permette di svolgere questa fase delicatissima del primo avviamento e dei primi istanti del motore in un ambiente controllato, in un ambiente sicuro, quindi non dobbiamo andare in giro col traffico con una macchina appena rimontata dove ci può essere un imprevisto qualsiasi, e ci permette di rodarla nel modo corretto. Questo avviene tenendo il motore a giri costanti ed attraverso i freni del banco riuscire a variare il carico motore.
lo effettuiamo in cicli da 20 minuti, dove poi facciamo freddare completamente il motore e ripartiamo, per circa 200 km. Capiamo che il rodaggio sta avvenendo in maniera corretta perché allo stesso carico motore, con gli stessi giri motore, vediamo i valori di coppia leggermente aumentare per poi stabilizzarsi. Questo è un indice oggettivo che il rodaggio si sta svolgendo in maniera corretta. E in seguito poi facciamo tutti i controlli del caso che su strada non sarebbe possibile fare, quindi controlliamo le candele, controlliamo tutti i parametri della centralina in tempo reale, cosa che su strada è pericolosa fare. Risparmiamo un sacco di benzina perché il tempo effettivo si accorcia notevolmente, è più concentrato. E quindi abbiamo la certezza di avere un rodaggio perfetto. Molto bella questa cosa del rodaggio su banco. Ora cosa succede? La Mini torna sul ponte, scaricheremo l'olio, metteremo l'olio nuovo, il filtro nuovo e torniamo su banco per fare la mappa. Utilizzeremo la centralina EcoMaster. Se volete saperne di più seguite Acme su Instagram. Ma qual è la differenza fondamentale rispetto a una centralina originale? Con la EcoMaster Black specifica per questa Mini abbiamo più margine di intervento, lascia più spazio per elaborazioni future anche molto più estreme. Questo lo si può ottenere grazie a più parametri disponibili impostabili in centralina. Ti permette anche di mappare in tempo reale, mentre con le centraline originali sei costretto a scrivere il file, fare il log, provare come va. Quindi il lavoro diventa più macchinoso e di conseguenza meno efficace. Abbiamo finito il calcolo della dissipata, adesso lascio il banco senza freno, inizio a fare delle allungate e controllo che sia man mano sempre giusta sia di carburazione sia di anticipo, quindi controllando il sensore di battito. Allora, è importantissimo durante questi controlli che sia le candele sia il cielo dei pistoni sia perfettamente secco ed asciutto. Questo anche nei lanci successivi di potenza deve rimanere sempre asciutto. Allora, dall'analisi che abbiamo fatto delle candele vediamo che di carburazione ci siamo, quindi quello che leggiamo in lambda dal PC è corretto. Potremmo azzardare a smagrire un filo, vediamo se prende potenza smagrendo. E poi sicuramente prende ancora abbastanza anticipo, quindi vediamo l'elettrodo che si andrà a pulire, si andrà a colorare fino alla metà circa. E poi, visto che inizierà a fare più potenza, vediamo anche se dobbiamo poi andare a salire di grado termico. Questa è una candela originale da 6 e per adesso non c'è nulla di strano con questo grado termico. E vedremo poi in seguito se magari necessita di una 7. La mappiamo con la benzina 95 ottani, quindi per un uso stradale di tutti i giorni. Iniziamo quindi a fare i primi lanci con una potenza bassa per poi andare gradualmente a salire fino ad arrivare a quella finale. Su questa macchina abbiamo ottenuto 215 cavalli circa e 23 kg di coppia. Avevamo ancora un po' di margine, ma abbiamo preferito tenerci in sicurezza. Sono molto soddisfatto di come è venuta, Matteo a quanto pare anche. Sotto il profilo della carburazione, dei vari parametri, è tutto sotto controllo, tutto giusto. E adesso non ci resta altro che provarla su strada. È stato, diciamo, il primo progetto che ci ha permesso di conoscerci un po' di più e legare tra di noi. È pur vero che questo progetto è figlio proprio dei tre appassionati, perché al di là delle competenze specifiche di Giovanni e le mie personali e l'enorme passione di Matteo, comunque tra noi tre siamo tre matti, raga, siamo gente che ha fatto della propria professione, della propria passione, un mestiere e uno stile di vita. La scartiamo? Sì. Piano piano, con molta attenzione, la scartiamo. C'ho l'ansia perché deve andare su strada, fare un 40 km circa per tornare in carrozzeria da domenica. Ma li facciamo piano piano. Se prendiamo una sassata? Vai avanti. La lista della spesa, la spesa già fatta, e come da titolo ecco qui che ti dico un po' tutti i soldi che sono volati via, e meno male che
perché il progetto è durato un anno, almeno sono riuscito a diluire un po' tutti questi costi, che rileggendoli mi fanno venire un po' d'ansia, ovviamente. Partiamo dall'acquisto della macchina di 1700 euro. Il passaggio, 750, tutti i trasporti, 686 euro. Motore, 4000 euro, più 159 di spedizione e assicurazione. Poi ci sono un'infinità di pezzi di ricambio, motore e interni. Montanti parabrezza, mollette, copertura lunotto, listelli vetri, cappuccio, antenna, manopola, cambio, frecce, fendinebbia, ricambi autodoc, ricambi BMW, tra cui semiassi, la frizione, i tubi dell'acqua, le corde del cambio, la batteria nuova, il motorino d'avviamento, il radiatore, le candele, le biellette, i tiranti, i cuscinetti, gli iniettori Bosch, gli oli, i liquidi, gli o-ring, viti, mettici anche qualche 100 euro di imprevisti, mettici la benzina consumata nel rodaggio e mappa, circa 80 euro, mettici tutto, proprio per darvi un'idea oggettiva di quelli che sono i costi, come se lo faceste voi, aggiungi altri trasporti con carattrezzi e siamo circa a 11.000 euro. Poi ci sono gomme nuove Bridgestone Potenza Sport, 480 euro. Fari e fanali di Total Tuning Venezia, 550 all'anteriore e 250 al posteriore. Secondo treno di cerchi Autec, 700 euro. Centralina EcoMaster Black specifica per Mini Cooper SR53, 1.500 euro. Tutto il pacchetto NTP, tra cui molle airbag, filtro pannello, impianto frenante maggiorato con pastiglie RPX e tutti i Powerflex, sono altri 3.000 euro. Pacchetto estetico Tuning di RSI C6, minigonne in stile GP, spoiler, i fender, le cover delle maniglie in carbonio, il tappo della benzina in carbonio. Poi c'è la manodopera di Gasparro. Questo pacchetto estetico è stato montato da Gasparro, che oltre ad aver fatto una verniciatura, un cambio colore, quindi la macchina smontata completamente, ha dovuto lavorare per mesi sul far fittare perfettamente tutti i pezzi di RSI C6. Dopo la macchina è stata spianata a 3.000 e lucidata, il costo totale di un lavoro del genere è di 10.000 euro. La manodopera di Nardi, tutto quello che avete visto in questo video e anche altre cose, tra cui la revisione del volumetrico, 8.000 euro, quindi le manodopere sono circa 18.000 euro. Poi ragazzi, non so se va aggiunto o meno, comunque queste lavorazioni durano tanto tempo, quindi passano gli anni e quindi scade anche il bollo. Io ho pagato anche un anno di bollo di 357,22 euro per l'anno del 2023. Io mi sono fatto un calcolo ed è venuta fuori questa cifra qui. Ebbene sì, cari signori, siamo a 40k. Molto probabilmente ci avvicineremo ai 46 quando sarà terminata. Perché quanto costa rifare tutti gli interni? Le moquette, il volante, la cuffia del cambio, la cuffia del freno a mano, i sedili con intagliati con logo Officina del Pilota, il cruscotto rivestito in alcantara. Raga, ci vorranno altri 3.000 euro. È la Mini perfetta. È la Mini perfetta che invece di mamma BMW, invece di farla così, l'ha fatta così. L'abbiamo fatta noi per voi, perfetta. Chi ama guidare, io consiglio di prendere questa. Ma poi vuoi mettere che gusto che c'è nel rifare una macchina della quale ti sei innamorato tanti anni fa? Preparazioni, customizzazioni. Non sempre fanno braccetta con giro la chiave la mattina per andare a lavorare con il mezzo. Questo è un mezzo che invece rispetta appieno queste capacità. E al di là di questo, se ancora non fossi convinto di quello che ti dico, ti rispetto al 100%. Però prova la prima, prova una macchina del genere, vatti a fare un giro e poi mi dici. Si guida molto bene la macchina, è veramente divertente. Se hai i soldoni veri, fatti una supercar. Non è una macchina che fa per te questa. Ma come giocattolino, anche quello col soldone, una robetta del genere forse in garage se la vuole mettere. È un mio parere, magari mi sbaglio. E poi in questa comunità è bello chiacchierare, perché io poi i commenti me li leggo e se voi siete, avete un parere diverso al mio, va bene, ci sta, da paura, che bello, a me piace lo spaghetto alle vongole, a te piace lo spaghetto al pomodoro, e allora... Però prima di giudicare, soprattutto quelli che non l'hanno mai guidata, i ragazzi super giovani che ti spianano su TikTok perché si sentono così leoni da tastiera che non vedono l'ora di criticare qualcosa, ecco, loro dovrebbero guidarla, provarla e magari provarla sulle strade giuste dove la porto io per sentire il comportamento sulle curve, no, sul dritto, così da rendersi conto che una Mini del genere ha un carisma e una personalità che spiccava già all'epoca, ma spicca ancora di più oggi in questo mondo piattissimo
di auto moderne, plasticose, chiamatele come vi pare, che hanno reso tutto un po' più flat, un po' più sgonfio, meno emozionante. La macchina, a mio parere, è venuta fuori benissimo. Ragazzi, è bellissima. Vi dico anche una cosa. Le foto, i video, di tutto, sembra tutto bello. No? Io stesso, no? Io stesso, mi viene una macchina fatta male, faccio il video, pare bella, no? Cioè, parlo di me, così non parlo male di nessuno. Vi invito a vedere questa macchina dal vivo. Abbiamo veramente lavorato con passione, spero che vi piaccia, spero che vi siete divertiti. Più che altro spero che avete visto che esiste ancora qualche matto che si mette lì e al di là dei numeri, di quanto costa, di tutte ste fesserie, perché vi posso garantire che io e Giovanni, come Matteo, se dovessimo pesare ogni minuto, ogni ora di lavoro e chiedere quanto, non c'ha un prezzo un lavoro del genere. Un lavoro del genere si affronta con il cuore, ragazzi. È chiaro che si sostengono delle spese, ma veramente, veramente, cioè, dovete affidarvi a chi è in grado, con la passione e le capacità, di portarvi infine la macchina che volete. Vogliamo sentire come suona? Ebbene sì! Aspetta, l'appoggio qui. Ragazzi, spero tantissimo che questo video abbia perlomeno tolto qualche dubbio. Vi immaginavate che fosse così dispendioso, che fosse così lungo un progetto del genere? Neanche io ci credevo. Per fortuna, vista la popolarità del canale e la persona che sono, di queste spese infinite è entrato qualcosa in sponsorizzazione. Ma i costi sono quelli, quindi se nel caso voleste affrontare voi un discorso di restauro, i soldi da spendere per farla così sono quelli, sono più o meno 40-45 mila euro. I soldi che io ho ricevuto in sponsorizzazioni di pezzi li decurto totalmente dal prezzo di vendita. Dai, per me è tutto, iscrivetevi, lasciatemi un like se vi va, attivate la campanella, dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Vi aspetto nei commenti. Ciao.